Buongiorno a tutti. Allora, io ritengo che il dovere di un segretario provinciale, quale sono io, quindi una cinghia di trasmissione del movimento, sia quello di sollevare i problemi, di portare ai propri vertici i problemi e le criticità che rileva gestendo il rapporto con la base. E questo è quello che ho sempre fatto in questi mesi del mio mandato, dicendo le cose con franchezza, dicendo che talvolta è scomodo dire le cose difficili, ma che è meglio dirle perché questo è il bene del movimento. Allora, in questo momento, da segretario eletto dai militanti e non dai colonnelli della mia sezione, perché ho fatto la scelta di essere un militante qualsiasi, di non fare accordi politici, mi sarebbe stato più semplice. È più difficile essere militante il segretario dei militanti. Quello che chiede la base è di capire dove stiamo andando, ma questo senza la pretesa di dire ai nostri segretari nazionali e federali dove andare. C'è semplicemente la richiesta di capire come la Lega possa tornare vincente in un progetto politico di qualsiasi tipo essa sia che preservi l'interesse del Nord. E allora questa è la domanda di fronte a uno scenario politico che sta mutando rapidamente. Dove va la Lega? Qual è l'indirizzo politico sull'apertura del confine verso il centro e il sud? Qual è la linea politica che porteremo avanti? E con esso c'è necessariamente il problema della disgregazione di quello che resta di Forza Italia. Una disgregazione che sarà più lunga, sarà un'agonia perché la soluzione di Berlusconi apre uno scenario che è diverso. Noi ci aspettavamo un tracollo, mentre sarà un'agonia lunga. E in questa agonia la domanda che poniamo a Salvini, che la base pone a Salvini, è come la Lega andrà ad occupare questo spazio? Ci andiamo noi o ci andiamo con le liste parallele? E questo è l'altro grosso problema che pone la militanza spesso disorientata dai listini. Io non pongo il problema dal punto di vista di chi deve vincere le elezioni. Chi deve vincere le elezioni come governatore o come sindaco ha chiaramente l'interesse ad avere delle liste parallele, i listini personali per prendere più voti possibili. Ma io pongo il problema da segretario della Lega, da militante. Il desiderio della base è quello di vincere, ottenere sì i segretari, ottenere i sindaci, ottenere i presidenti, ma vincendo soprattutto come Lega, espandendo il simbolo della Lega. E questo è il problema più grosso che alcuni dei relatori che mi hanno preceduto hanno posto. Abbiamo un problema di errori da pagare, dobbiamo ricrearci la verginità, non siamo credibili, c'è vergogna di essere leghisti. Credo che questo non sia giusto. Abbiamo pagato il nostro prezzo. Chi ha fatto come me le campagne elettorali nel momento peggiore sa cosa vuol dire aver affrontato i nostri scandali, ma sempre fedeli al nostro simbolo, al nostro movimento. Io come segretario sogno, e questo è il messaggio che lascio, sogno di tornare alla Lega degli anni 90, quando prendevamo da soli il 30-35%. Questa è la Lega che i militanti vogliono e questo è il messaggio che voglio lasciare dalla base ai nostri segretari. Grazie e buona Padania a tutti. Grazie.